anche la maggioranza ha qualche casino a casa sua, e uno di questi è evidentemente le dichiarazioni di Giorgetti, che non vogliono essere lasciate perdere ovviamente dai giornali italiani, perché Repubblica prende spunto dalle tasse di Giorgetti e dice che Giorgetti resta solo, perché oggi Tajani scrive ovunque che non, loro sono contrarissimi a nuove tasse. Mi sembra che l'altro giorno il portavoce di Forza Italia invece ci spiegava che il contributo alle banche non è una tassa ma un contributo. Questo è il livello culturale da Puviani e fini finanzieri, scienziati delle finanze, insomma, del centrodestra. Ma comunque il punto sostanziale è che tutta questa roba qui delle nuove tasse, con cosa si concluderà? Si concluderà con la tassa sulle sigarette. Francamente, trovarsi una tassa sulle sigarette, l'ennesima tassa sulle sigarette, beh, insomma, dici, questo sì che è un governo innovativo. Che facciamo? La tassa sulle sigarette. La tassa sul diesel non la possono fare, oppure, secondo La Verità, dovranno farla. E sapete perché? Perché quelle centinaia di migliaia di persone che vengono alle nostre trasmissioni, che hanno il Green Deal, ce l'hanno contro i sussidi. Che i sussidi alle fonti fossili. E che vuol dire sussidi alle fonti fossili? Vuol dire che tutta la sinistra, tutti i verdi, tutti gli ultime generazione, tutti i fenomeni che vengono nelle nostre trasmissioni vogliono che aumenti il prezzo del diesel, perché oggi il prezzo del diesel è inferiore a quello della benzina, perché ha un'accisa inferiore a quella della benzina, tassa inferiore alla benzina. Se tu metti le tasse allo stesso livello, avrai il gasolio che costa come la benzina. Questo il governo Meloni ha detto che non voleva farlo, vedremo se riuscirà a farlo o no. Ma se lo farà, come dice La Verità, tutto questo deriva dal Green Deal. Secondo tema di giornata sono le questioni delle nuove tasse, di cui ha parlato Giorgetti pentendosene subito, e oggi il fronte del no aumenta, perché Tajani dice una cosa molto ragionevole al convegno sull'economia di Forza Italia: no gli extra profitti, perché sono una cosa sovietica l'idea degli extra profitti. Spero che lo capiscano anche alcuni suoi, diciamo, addetti dai Tajani. Semmai qualche tassa è big del web, che in realtà non pagano le imposte che devono nel paese mercato italiano, dove loro fanno molti ricavi. Su questo si può ragionare, certo, sempre in maniera, diciamo, ben congegnata. Nel frattempo però oggi ho cercato genuinamente di capire perché tutti paragonano Giorgetti a Barnier, il presidente francese, che addirittura dice che vuole, De Barnier vuole questa tassa sui più ricchi perché deve fare una grande finanziaria, perché gli mancano i soldi. Allora io leggo nella cronaca che arriva dalla Francia il fatto che, fatto da un giornalista secondo me molto bravo, dice che la Francia è una situazione disastrosa perché ha un deficit del 6,1%. Vi ricordo che Maastricht e le vecchie regole lo prevedevano al 3 massimo, cosa per cui noi abbiamo impiccato l'Italia per molti anni. Oggi sarebbe al 6,1 e con la manovra di Barnier arriverebbe al 5. Leggo Giavazzi, che sarebbe un professore e sarebbe anche quello che era consulente di Draghi a Palazzo Chigi, e leggo che invece il deficit francese è al 5%. Allora, francamente, quando voi leggete numeri così diversi, con analisi così dotte, fatte sullo stesso giornale da parte di due collaboratori autorevoli di quel giornale, dite, c'ha ragione Giavazzi col 5% o c'ha ragione il giornalista del Corriere della Sera che parla del 6,1%? Saranno sicuramente tutti e due che avranno ragione. Fatto sta che spiegano tutti e due, dall'alto della loro confusione numerica, che il governo italiano in realtà farebbe male a fare delle una tantum, cosa di cui io sono ovviamente d'accordo con Giavazzi, perché le norme una tantum servono veramente a poco, però loro vorrebbero delle belle invece patrimoniali evidentemente più durature. E anche la maggioranza c'ha qualche casino a casa sua, e uno di questi è evidentemente le dichiarazioni di Giorgetti, che non vogliono essere lasciate perdere ovviamente dai giornali italiani, perché Repubblica prende spunto dalle tasse di Giorgetti e dice che Giorgetti resta solo, perché oggi Tajani scrive ovunque che non, loro sono contrarissimi a nuove tasse. Mi sembra che l'altro giorno il portavoce di Forza Italia invece ci spiegava che il contributo alle banche non è una tassa ma un contributo. Questo è il livello culturale da Puviani e fini finanzieri, scienziati delle finanze, insomma, del centrodestra. Ma comunque il punto sostanziale è che tutta questa roba qui delle nuove tasse, con cosa si concluderà? Si concluderà con la tassa sulle sigarette. Francamente, trovarsi una tassa sulle sigarette, l'ennesima tassa sulle sigarette, beh, insomma, dici, questo sì che è un governo innovativo. Che facciamo? La tassa sulle sigarette. La tassa sul diesel non la possono fare, oppure, secondo La Verità, dovranno farla. E sapete perché? Perché quelle centinaia di migliaia di persone che vengono alle nostre trasmissioni, che hanno il Green Deal, ce l'hanno contro i sussidi
che i sussidi alle fonti fossili. E che vuol dire sussidi alle fonti fossili? Vuol dire che tutta la sinistra, tutti i verdi, tutti gli ultimi generazione, tutti i fenomeni che vengono nelle nostre trasmissioni vogliono che aumenti il prezzo del diesel, perché oggi il prezzo del diesel è inferiore a quello della benzina perché ha un'accisa inferiore a quella della benzina, tasse inferiore alla benzina. Se tu metti le tasse allo stesso livello avrai il gasolio che costa come la benzina. Questo il governo Meloni ha detto che non voleva farlo, vedremo se riuscirà a farlo o no, ma se lo farà, come dice la verità, tutto questo deriva dal Green Deal. Ieri in un'intervista a Bloomberg il ministro Giorgetti ha detto che questa finanziaria sarà una finanziaria di sacrifici per tutti. E devo dire la verità che Giorgetti, che a me sta anche simpatico, però diciamo, come posso dire, dovrebbe essere. No, ma mi sta simpatico, però cosa possiamo dire? Possiamo dire che per esempio dopo le sue parole la borsa ha perso 1,5%, per esempio, e che quindi forse qualche cosa tecnicamente nella sua comunicazione non è andata bene, ecco, in quello che lui diceva. Vi faccio un esempio. Quando dice che ci saranno più tasse per tutti, per le imprese e per le aziende, dice una cosa che purtroppo è vera. Vi faccio un esempio. Questo governo farà il concordato preventivo biennale, di cui parla anche oggi sulle 24 ore, e hanno sproloquiato tutti su questo concordato preventivo che sarebbe un grande aiuto agli evasori, partite IVA, 4 milioni e mezzo di persone, piccole aziende che farebbero il botto. In realtà si tratta di una carta, perché come funziona il concordato preventivo biennale? Entro il 30 ottobre tu dici: l'anno scorso, nel 2023, io guadagnavo 100, nel 2024 lo Stato dice che guadagnerai 102 e nel 2025 guadagnerai 105. Addirittura ti dicono quanto guadagnerai nel 105, nel 2005. Se loro presumono che tu abbia un reddito in crescita nel 2004, nel 2025, evidentemente cosa fanno? Ti stanno imponendo di pagare più tasse, stesse aliquote, anzi migliorative, perché c'è la flat tax, ma l'entità delle tasse che pagheremo di più se aderiamo a questo concordato preventivo sarà superiore negli anni prossimi. Chiaro? Per farla semplice, cosa che forse i commercialisti ve la rendono un po' più complicata, però il punto fondamentale è quindi che vi faranno, pagheremo più tasse se aderiamo al concordato preventivo, altro che regalo agli evasori. Poi c'è una seconda parte di questa manovra, è una parte folle, folle. E cioè, qual è la parte folle di questa manovra? È che vogliono far pagare di più le imposte, lo dice anche Giorgetti, a quelle aziende che hanno fatto più utili. E qui Giorgetti, devo dire che fa un'opera di onestà nelle che ha detto ieri, cioè dice: non si tratta di tassare gli extra profitti, perché non sono extra profitti, ma di tassare i profitti più importanti che sono stati realizzati negli anni scorsi. Allora, questo principio comunista, che piace molto, questo principio comunista che piace a Giorgetti e che piace alla destra di governo, è un principio folle, un principio folle. Ma sapete perché è un principio folle? Perché poi che cosa facciamo? Quando quelle aziende producono meno utili, le tassiamo di meno? Porca, no, me lo dovete spiegare. Cioè, se tu tassi di più le aziende che hanno fatto più utili, cioè gli dai un'aliquota peggiore, perché tassare di più è inevitabile. Se tu fai più utili, hai il 30% di tasse. Se fai il 30% di tasse su 100 di utili, fai 30 di tasse. Se fai il 30% di tasse su 200 di utili, fai 60 di tasse, no? È talmente facile. Bene, sostanzialmente vogliono tassare di più le aziende che fanno più utili, le banche, le assicurazioni, le aziende per la difesa. Allora io mi chiedo: quando queste aziende, non ci sarà più la guerra, o i tassi saranno bassi, o alle assicurazioni andranno, che facciamo? Le tassiamo di meno? È il principio che è sbagliato. Poi, se voi mi volete dire che le volete tassare di più perché poi quando le banche falliscono le paghiamo noi contribuenti, allora questo è un altro discorso. Tassiamo chi ha ricevuto aiuti di Stato. Andrea Manfredi 77, questo è un principio giusto. Se hai avuto degli aiuti di Stato, quando le cose vanno bene ti facciamo. Perfetto, Andrea, e su questo ci siamo.